Buonasera a tutti, viviamo questo momento importante e solenne, quello della benedizione, della inaugurazione della sala consiliare, dedicata a Ignazio di Napoli. La cosa bella, ecco, parlando adesso con Nicola, suo figlio, ecco, mi faceva presente un po', per chi non ha avuto come me l'onore e la gioia di conoscere Ignazio, ecco, sapere quanto bene, ma proprio in termini concreti, ha fatto per questa comunità. Non solo, ecco, con l'arte medica, ma proprio con l'amore e la passione. E a volte non è facile per chi arriva da fuori, ecco, sposare un territorio che non è il proprio. Quindi trattare, magari avere a che fare con i figli degli altri, le altre famiglie, come se fossero i propri figli, la propria famiglia. Qui, ecco, qui c'è un qualcosa che va al di là di un semplice lavoro, ma diventa proprio una missione. Ed è bello che la sala consiliare sia dedicata, ecco, a un uomo che ha fatto tanto bene e che ha seminato tanto, il cui ricordo è vivo nella gente di Faggiano. Mi permetto solo di dire che questo è un luogo importantissimo. Questo è un luogo sacro per tutta la cittadinanza, perché questo è il luogo del dialogo, il luogo del confronto, è il luogo delle istituzioni. E questo, ecco, ci aiuta proprio a vivere la bellezza di quel sentirsi Stato, di quel sentirsi Italia, di quel sentirsi nazione, di quel sentirsi patria, che qui è rappresentato, ecco, nella, seppur nella differenza delle posizioni, ma nell'unità dell'unico fine, che è il bene comune, il bene di questo paese. La cosa bella è che ognuno, quando entra qua dentro, si deve sentire a casa sua. E soprattutto chi qui dentro entra per svolgere la sua funzione con disciplina e onore rappresenta il paese, non rappresenta se stesso, non rappresenta soltanto il suo partito politico, ma rappresenta il paese, rappresenta le istanze dei cittadini, rappresenta le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce di tutti. E qui dentro si può dire che questo luogo è allo stesso tempo padre e madre per una comunità, perché qui è anche il luogo delle decisioni, e non c'è niente di più bello che quando le decisioni sono prese dal confronto, sono prese dal dialogo, nella dialettica, che è quella bella della storia della politica italiana, che nei momenti importanti ha saputo fare squadra, ha saputo essere una cosa sola. Ecco, quindi questa benedizione è un augurio,
è un augurio per tutta la cittadinanza e che soprattutto, ecco, ricordandosi della persona a cui viene intitolata, si ricordi che, ecco, il bene anche istituzionale passa attraverso gesti quotidiani di amore, dove bisogna mettere la collettività al primo posto, il bene comune al primo posto e un po' mettere da parte se stessi, ecco, venire, morire un po' a quell'orgoglio, a quel pregiudizio che a volte ti porta nel dialogo, nel confronto con gli altri. Ecco, quando si tratta di fare il bene di una famiglia, si sa, papà, mamma in una famiglia non sempre la si pensa allo stesso modo, ma poi per il bene dei figli, che sono tutti gli abitanti di questo paese, alla fine si arriva a un punto comune. Quindi, ecco, abbiamo una stella polare che è Ignazio, che guida, ecco, illumina la strada, come tante brave persone che hanno fatto la storia di questo paese, e allo stesso tempo, ecco, quella carta costituzionale, quel che è il cardine della nostra Repubblica, della nostra nazione, soprattutto nei suoi principi fondamentali, sia sempre di più, ecco, la stella polare che guida soprattutto nei momenti di difficoltà, soprattutto nei momenti in cui bisogna prendere scelte delicate, anche scelte impopolari, che noi a questo non siamo abituati. A volte facciamo scelte per compiacere o scelte perché ci possono essere delle scadenze, scelte perché ci possono essere dei limiti. Io dico su questo che noi preti, a differenza di voi amministratori o di voi che operate nella cosa pubblica, siamo avvantaggiati, perché noi non abbiamo delle scadenze elettorali, quindi noi a volte possiamo prendere anche scelte che magari la gente non capirà, scelte che magari andranno anche controcorrente. Cioè noi dobbiamo dare conto al Signore e poi magari la gente le capirà dopo queste cose. Ecco, questa è una cosa che non vi invidio certamente a nessuno di chi si impegna nella cosa pubblica, però ecco, l'augurio è che davvero è che vi lasciate guidare da quegli ideali che hanno fatto grande, che fanno grande l'Italia e tutto il mondo, e soprattutto da questi esempi come Ignazio di Napoli, che hanno fatto bella e fanno bella, ce ne sono ancora anche oggi. La cosa bella è che la storia di un paese non finisce con le persone che non ci sono più, ma continua in quelli che raccolgono l'eredità e la portano avanti nella quotidianità. Quindi tanti auguri a tutti, e che davvero questo luogo lo sentiamo come la casa di tutti i Falgianotti. Vogliamo pregare nella benedizione la preghiera, quella che ci fa tutti, che ci ricorda che siamo tutti fratelli e sorelle, che la potrebbero pregare tutti, anche credenti e non credenti. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane per intercessione del santo patrono del nostro paese, che è San Giuseppe, e per intercessione dei santi patroni d'Italia. Ecco, l'Italia ha scelto nel suo percorso storico di avere come punti di riferimento Francesco d'Assisi e Caterina da Siena. Sono stati scelti proprio per il loro impegno politico con la P maiuscola. Ecco, si sono impegnati per il bene
A quel tempo il loro impegno consisteva nel mettere pace tra le fazioni. Francesco d'Assisi ha messo pace nella terra di Perugia, nella terra di Assisi, anche tra diverse, tra i nobili e il popolo, in un periodo storico molto difficile. Caterina da Siena la stessa cosa, ha messo pace, e addirittura il suo mettere pace è stato internazionale, come anche quello di San Francesco, che ha raggiunto la Palestina, la Terra Santa, mettersi in mezzo tra i crociati e il sultano. Caterina da Siena con le sue lettere convincere il Papa a tornare in Italia, che era diventato ormai mercé di tutti quanti. Quindi ecco, a loro affidiamo questa benedizione. E per intercessione di San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena, patroni d'Italia, scenda la benedizione su questa sala consiliare e soprattutto sulle persone che in essa vi lavoreranno per il bene di questa comunità. In nome del Padre, Figlio, gentile, no? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, a nome mio personale, del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale, il nostro più profondo ringraziamento per essere qui con noi stasera in questa serata così particolare, così speciale. Apro e chiudo una piccolissima parentesi, dopo il dialogo che si aprirà, perché voi ovviamente sarete chiamati anche a dare testimonianza del vostro ricordo del dottor Ignazio di Napoli. All'esterno della sala consiliare abbiamo preparato un piccolo rinfresco, dopo dovremo rientrare per assistere a una serata che vedrà partecipe l'orchestra della Magna Grecia. Ancora buonasera a tutti, quindi stasera qui ritrovati per un evento direi straordinario. La Casa Comunale nasce nel 1981 e con essa naturalmente la Sala Consiliare, quindi di fatto la nostra vecchia Sala Consiliare ha ben 42 anni. Dopo 42 anni abbiamo deciso di applicarle un restyling, di rinnovarla in qualche modo, e crediamo di averlo fatto nel miglior modo possibile. L'abbiamo resa più agibile, più bella, più fresca, perché chi è più anziano di me ricorda, no, ma anche io sinceramente, i consigli comunali o comunque le assemblee fatte a luglio ed agosto con un caldo torrido, quindi anche il piacere di sedere qui con noi e di ascoltare
rinfrescati dal condizionamento. Dicevo, nasce 42 anni fa e dopo 42 anni abbiamo ritenuto opportuno farle un restyling e l'abbiamo fatto, come dicevo, nel miglior modo possibile. Gli arredamenti che vedete, i quadri, tutto ciò che è stato inserito all'interno della sala consiliare, naturalmente non nasce a caso. Noi che abbiamo preso dei quadri e li abbiamo sistemati in maniera così non ragionata. Da questa parte, verso il tavolo del consiglio, abbiamo inserito dei mappali di Faggiano, un po' la storia, così come pure sulla vostra destra i nomi dei sindaci che si sono susseguiti fino al 2014. Inseriremo poi naturalmente il nostro Antonio Cardea, così come la parte più antica, se vogliamo, con la riproduzione degli affreschi della cripta di San Nicola. Verso di voi sul retro una bella prospettiva, e ringrazio a tal proposito Mimmo Pastorelli, Mitos, per averci fatto dono dell'immagine di Faggiano del presepe. Alle vostre spalle, sulla destra, una rappresentazione di quello che è stato lo Ioneo Jazz Festival. Abbiamo voluto inserire gli eventi cardini dell'anno a testimonianza di quello che facciamo anche attraverso il supporto delle associazioni. Lì in fondo a sinistra verrà una rappresentazione del presepe vivente e ancora in fondo i gonfaloni dei serioni di Faggiano. Quindi, come ogni buona casa che si rispetta, anche durante la vita che verrà, che continuerà dalla sala consigliare, ci appresteremo a fare manutenzione ordinaria, dei piccoli tocchi al fine di continuare ad abbellirla. E visto che ci siamo avviati verso il rinnovo della sala consigliare, abbiamo ritenuto opportuno intitolarla anche a qualcuno, a un personaggio, una persona che sicuramente, la storia ce lo dice, ha fatto qualcosa per Faggiano. Quindi consentitemi di dire che oggi togliamo la polvere dai ricordi di uno dei personaggi più amati del paese. Un personaggio, se vogliamo, eclettico, un personaggio che ha caratterizzato la storia e culturale, e questo è un dato di fatto, è storico della nostra comunità. Io sono un giovincello, insomma, sono giovanissimo e quindi ho un vago ricordo del dottor Ignazio di Napoli. L'unica immagine che ho chiesto a Giuseppina l'altra sera è quello che me lo ricordo così vagamente nella sua 127 celeste, credo. Non ho... Sì o no? Sì. O comunque 127, sì. E quindi questo purtroppo è l'unico ricordo che ho. Ieri mi sono riguardato per l'ennesima volta un film, un colossal importante, Il Gladiatore. A un certo punto Massimo Decimo Meridio dice quello che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. Questo non lo so sinceramente perché non ho evidenza di quello che verrà dopo, ma quello di cui sono sicuro è che dopo 34 anni il ricordo del dottor Di Napoli è ancora bello che vivo, e questo credo che ci accompagnerà ancora negli anni. E quindi la voglia, la volontà di intitolare la sala consigliare al dottor Di Napoli. Non finirà qui la conversazione che faremo dal tavolo verso di voi, ma voi sarete chiamati a un certo punto, dopo gli interventi, a dare testimonianza fattiva, ovviamente di chi l'ha conosciuto, ma sicuramente i più grandicelli avranno notizie in merito a questo, e quindi sarete chiamati a dare la vostra testimonianza, ovviamente se vi farà piacere, ma credo proprio di sì. Con me al tavolo un po' tutti coloro che sono stati che l'hanno conosciuto, che sono stati amici, sono amici della famiglia di Napoli, che hanno conosciuto il Tor di Napoli. E quindi il sindaco Nicola e Giuseppina, una testimonianza intima, se vogliamo, del papà. Mi spiace non vedere Enza, forse non c'è. Ah, la figlia Marcella, credo che sia, sì. Il dottor Franco Carrieri, Nina. La professoressa Smurra
E poi, ancora più nell'intimo, ma relativamente alla storia che ha caratterizzato il dottor di Napoli, un amico, Nicola Vergine. Io a questo punto taglio, corto perché dobbiamo un pochettino correre, passando la parola al sindaco e poi man mano a tutti gli altri. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per la vostra presenza, una presenza importantissima che la dice lunga su quello che è stato il dottor di Napoli a Faggiano. Quindi noi abbiamo voluto intitolare questa sala consigliare al dottore perché riteniamo, tutto l'intero Consiglio Comunale, abbiamo ritenuto che il dottor di Napoli non fosse un medico della USL, ma fosse il medico della USL. Perché guardate, a distanza di 35 anni, ancora oggi si parla del dottor di Napoli, delle sue battute, del suo modo di lavorare, di quanto bene ha fatto per la nostra comunità, di giorno, di notte, alle pomeriggi pieno estate. Quindi è stata veramente una persona importantissima per il nostro comune. Quindi abbiamo ritenuto opportuno omaggiarlo di questa bellissima sala consiliare. E perché, ripeto, per noi è stato un medico importantissimo. E come dicevo prima, sicuramente la presenza vostra ci dice che abbiamo fatto bene ad intitolarla al dottor di Napoli. Quindi, come ha detto Don Francesco prima, questa non è la sala consiliare dove si svolgono solo e soltanto i consigli comunali. Da questa sala consiliare passa tutto, ma soprattutto la cultura del nostro paese. E quindi il dottor di Napoli non è stato solo il medico della USL, ma il dottor di Napoli è stata quella persona che culturalmente ha dato tanto alla nostra Faggiana, scrivendo tanti libri. Quindi veramente siamo onorati di aver dedicato questa sala consiliare al dottor Ignazio di Napoli. Ringrazio, permettetemelo, tutti coloro che hanno partecipato perché rendessero così bella questa sala, soprattutto gli amministratori che fino a ieri sera tardi e stamattina presto hanno dato una grossa mano per appendere i quadri e per renderla fruibile per questa sera. Naturalmente un grazie agli uffici, perché grazie a loro siamo riusciti a ottenere il finanziamento per metterci l'aria condizionata e l'abbassamento del soffitto. Ma io non voglio tediarvi con le nostre parole, perché credo che questa sera sia importante sentire tutto ciò che ricordare, tutto ciò che il dottor di Napoli ha fatto per la nostra comunità. Quindi grazie ancora per la vostra massiccia partecipazione. Grazie di vero cuore. E allora continuiamo la serata con chi ha vissuto in prima persona in casa, che ha vissuto in prima persona con il dottor di Napoli, Giuseppina. Salve, buonasera a tutti. Come sapete, io sono la figlia di Ignazio di Napoli e devo innanzitutto ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco e tutti coloro i quali hanno voluto fortemente onorare mio padre con questa dedica, che è estremamente importante, quella della sala consiliare. Prima Piero parlava, descriveva la sala consiliare. Beh, io do un parere d'architetto e quindi dico che è stata fatta veramente in maniera eccellente, con una serie di elementi che ricordano non soltanto la storia, ma anche la storia passata, ma anche la storia recente. Quindi veramente complimenti, perché è davvero bella. E easy, ecco, tanti veniva la parola, è easy, no? E quindi sono davvero onorata di tutto questo. Erano tanti anni che sentivo parlare di intestana strada, di intestà qualcosa, eccetera, eccetera. Sta cosa non si realizzava mai, no? Non si concretizzava mai. Invece ora c'è questa sala che è dedicata a lui ed è davvero una cosa molto importante.
quando il sindaco, no, mi ha chiamata e mi ha detto che voleva fare sta cosa, beh, io sono rimasta stupita e molto emozionata. Lo sono ancora adesso, scusate. E ho pensato, no, ma se ci fosse mio padre, come vedrebbe questa cosa? Lui che è almeno addetta di tutti voi, no? Perché io sono fermata per strada, molti mi parlano ancora adesso, io dicevo non so a chi, lavoro a Manduria, ma c'è tanta gente, Torricella, Maruggio, ogni tanto, no? Mi dice di Napoli, sì di Napoli, ma per caso conosce il dottor di Napoli? Beh sì, era mio padre, ancora adesso è così da lontano. Quindi a detta di tutti voi è un medico instancabile, un uomo che di fronte alle necessità non si tirava mai indietro, non esistevano Natali, Pasque, sabati, domeniche, non esisteva assolutamente nulla e quindi il giorno e la notte erano la stessa cosa per lui. Se qualcuno aveva bisogno di lui, lui c'era e c'era sempre, era un uomo davvero infaticabile. Non si fermava neanche quando stava male, quando non si sentiva bene. E questo è un racconto che vi faccio come figlia. Io mi ricordo quando ero ragazzina e magari venivano a prenderlo di notte e io sentivo, no, sto campanello che all'epoca non c'erano i cellulari, c'era il campanello, a stento avevamo il telefono. E quindi sentivo sto campanello che suonava in piena notte. E sempre i rumori in piena notte ti mettono ansia. Io poi sentivo i passi di mio padre che se era inverno si metteva su un cappotto, sul pigiama e correva, se era estate magari si metteva pure qualche cosa, però era sempre pronto, pronto a qualsiasi chiamata. E io rimanevo lì a pensare, ma chi è che ha bussato? Ma è sicuro che è perché necessitano della visita di mio padre o magari gli vogliono fare del male, no? Tanti pensieri affollavano la mia testa, era anche normale, anche in quel periodo c'era una serie di cose brutte che si sentivano, no? E io con la mia giovane età, con la mia preoccupazione, non riuscivo a chiudere occhio fino al momento in cui non ritornava. Quando stava poco bene la stessa cosa, insomma, veniva chiamato, magari diceva ah, ho mal di testa, non mi sento bene, eccetera, però come suonavano sto benedetto campanello, lui schizzava e andava, insomma. Ricordo anche che quando mio padre si è ripreso dall'ictus, perché tutti voi sapete che mio padre ha avuto un ictus cerebrale e lo ha avuto il 31 dicembre del 1986, quindi lontanissimo, 31 dicembre 1986, è rimasto fra la vita e la morte per qualche settimana. E l'ictus, se i più anziani lo ricorderanno, l'ho avuto proprio nel suo ambulatorio, no? Mentre era lì che serviva i suoi clienti, tutto sommato, i suoi pazienti, non clienti. E quindi ho avuto l'ictus in ambulatorio, soccorso da persone che erano lì, è stato ricoverato in rianimazione. È stato fra la vita e la morte per un bel po' di tempo. Quando è ritornato alla vita, fra virgolette, non era più la sua vita. Perché quando mio padre si è risvegliato che era paralizzato e non aveva più l'uso della voce. Quindi tutte quelle che erano le sue caratteristiche, tutto quello che noi abbiamo ascoltato fino a questo momento, gli è venuto a mancare. Quindi immaginatevi per un attimo quale possa essere stata la sua disperazione. Passava ore e ore dietro la finestra dello studio, aspettando che magari qualche suo paziente entrasse per fargli un sorriso, per stringergli la mano, eccetera, cose che non sono successe. Ma non sono successe non perché la gente non gli volesse bene, ma era davvero un trauma, no? Vedere l'Ignazio di Napoli, medico vivace, pimpante, parlava sempre, che era sempre pronto alla risata, e vederlo in quelle condizioni. Capisco che per la gente
era un momento difficile. Capisco anche che abbiamo fatto un passo indietro. Quindi ritornando ad oggi, ritornando a questo, probabilmente mio padre, vedendo tutto questo, scusate, vedendo tutto questo sarebbe veramente molto felice, orgoglioso, e si ricrederebbe e tornerebbe indietro, no? Dal pensiero di essere stato abbandonato, di essere stato dimenticato, perché erano questi i pensieri di mio padre negli ultimi tempi. E adesso direbbe, forse non sono stato dimenticato, no? E quindi io ringrazio ancora veramente tutti quanti voi, tutti quanti coloro si sono spesi per avere questa cosa. E chiudo anch'io, perché non voglio tediare, vi ho raccontato alcuni fatti intimi, cosa molto particolare per me, perché io sono molto chiusa, non sono mio fratello, io sono molto chiusa, quindi è difficile sentirmi dire delle cose che mi appartengono. Per cui chiudo qui e do la parola a Piero da capo per... Giuseppina, grazie perché ci ha regalato un momento davvero, oltre che intimo, molto emozionante, perché chi meglio di un figlio può descrivere, no? il papà, può descrivere i genitori. Quindi Giuseppina l'ha fatto in maniera sintetica, ma in maniera davvero straordinaria, toccante. Giuseppina parlava di strade, però la sala consiliare è vero, è l'agorà dei vecchi tempi, è il simbolo dell'istituzione per eccellenza, quindi a noi fa piacere che stia succedendo in questo momento tutto questo. A parte Giuseppina, se c'è qualcun altro, che magari Nicola, che vuole aggiungere qualcosa, e poi passo la parola all'intimo amico Nicola per continuare. Io vorrei dire, mi riaggancio un attimo a quello che ha detto Giuseppina per raccontare un episodio, se l'emozione me lo permette. Una notte pioveva, c'era un tempo tremendo. Squillò il campanello, papà scese, risalì e si stava vestendo. E io dissi, papà, ma dove devi andare? Allora lui si fermò vicino a me, che stavo dicendo, papà, ti ho coricato, dove stai andando? Dice, Nico, se tu diventi grande, e chiami il medico, tuo figlio sta male. Chiami il medico e il medico non va. Come lo consideri questo medico? Questo. Mi alzai e lo accompagnai, perché fu un grande esempio. Grande. Nulla da aggiungere a quello che ha detto Nicola. Io passerei la parola a Nicola Vergine, perché è necessario anche raccontare sì la persona, ma la storia che l'ha caratterizzato. Grazie. Intanto buonasera a tutti, un saluto particolare alla famiglia di Napoli, al sindaco e agli amministratori comunali, a tutti voi presenti in sala. Mentre stavo lì e vedevo un po' l'emozione di Nicola, mi è venuto in testa questa proposizione latina. Si sente? Gutta cavat lapidem, no? C'è la goccia che scalfisce il granito. E così è Nicola di Napoli. No? Tanto si è messo, falla tu la presentazione, bla bla bla, non mi ha lasciato spazio per poter manco per riflettere. C'era una poesia di Ignazio che doveva leggere adesso, però l'emozione lo ha colto e quindi significa che ha passato a me questa cosa. Allora, Nicola si vede poco, quindi sarò costretto a leggerlo io.
In questa prima immagine, ma diciamo intanto chi è Ignazio di Napoli. Ignazio nasce a Taranto il 19 settembre del 1923, si laurea in medicina nel 1950, vince il concorso come medico condotto a Faggiano. A tal proposito ho anche trovato nell'archivio storico del comune le delibere di nomina di medico condotto, perché i medici condotti erano dipendenti dell'ente locale, fino a quando non c'è stata poi le norme di attuazione delle unità sanitarie locali, eccetera, eccetera. Quindi lui era medico condotto e ricopriva contestualmente anche la funzione di ufficiale sanitario, quindi erano degli illustri medici. Ecco. Nel 1984 viene nominato dirigente della USL di Grottaglie. Nell'86 viene colpito, così come diceva Giuseppina, da quest'ictus che lo costringe sulla sedia a rotelle, e il 13 maggio del 1989 termina la sua esperienza terrena. Nell'altra immagine, Nicola, ecco. Sì, nell'altra immagine Ignazio, la sua famiglia è costituita da quattro figli, nasce Nicola, anzi lui è figlio di Nicola e di Vincenza Vitti, ha due fratelli Marcello e Carmine, sposa Liliana d'Eredità, nata da Ignazio e da Giuseppina Lupoli. Dal matrimonio sono generati quattro figli. Hanno quattro figli: Enza, che sposa Antonio Marsico, Nina, che rimane nubile, Nicola, che sposa Anna Smurra, e Giuseppina, che sposa Franco Carrieri. Hanno generato sei figli, quindi sei nipoti: Ignazio Marsico, Marcella Marsico, Ignazio di Napoli e Raffaele di Napoli, che sono gli unici maschi che assicurano la progenie dei di Napoli, Mimma Carrieri e Liliana Carrieri. Il suo rapporto con Faggiano nella professione. C'è un passo che qui con Nicola abbiamo ritenuto opportuno porre in essere e riguarda uno spaccato di un suo lavoro letterario. La pagina è una proposizione di un romanzo. Egli così dice, il romanzo si chiama La Negra nel refettorio, la figura più rappresentativa è il medico Calogero, il quale afferma: ho fatto in questo paese il cireneo per anni, ho curato la gente più con il cuore che con quei pochi mezzi che la scienza mi metteva a disposizione. Ho rinunciato a vivere un giorno per Calogero Marra e ho vissuto sempre per loro senza notti e senza giorni festivi, fossero anche Natale e Pasqua. Ci sono delle foto dove c'è Ignazio con la sua antichissima scrivania, un'altra foto dove anche questa incomincia anche questa a essere molto antica, dove c'è Pino Cannarile, Antonante, un consigliere comunale Piccinno, Angelo Cannarile, Airo Pietro, il segretario comunale dell'epoca, Gaetano Piccinno che era il vigile urbano, Ignazio con la sua 500, 600, non mi ricordo 600. Cosa fosse. 600. 600, ecco. Qui lo vediamo in grande uniforme con i vigili urbani Mattese e Nunzella, e in questa fotografia invece che, come ricordava l'assessore Grassi, nel 1981 c'è l'inaugurazione della sede municipale, questa qui, e nella foto c'è l'immagine, il primo uomo, il prefetto di Taranto De Giorgi, poi c'è il ministro della Cassa del Mezzogiorno di all'epoca, Claudio Signorile, poi ci sono io, e a fianco a me Ignazio di Napoli, rigorosamente tutti e due vestiti di bianco. E poi c'è Mimmo Sgobba che all'epoca era il sindaco. Qui lo vediamo in un'altra fotografia di San Crispieri. Il suo rapporto con Faggiano
e nella vita sociale. È stato il presidente della squadra del calcio di Fagiano per tanti anni. Le sue abitudini religiose sono ricordate da sempre. Un uomo molto, molto, molto devoto, religioso, assiduo, frequentante. Ignazio Di Napoli si è distinto anche in altre cose. Cioè lui ha fatto anche sindacato, ha sempre partecipato a vari congressi, congressi sempre di quelle associazioni che comportavano i medici condotti. Ignazio Di Napoli ha fatto anche politica. E qui abbiamo anche parlato, però noi abbiamo la necessità di dirci le cose, no? Fino in fondo, altrimenti saremmo degli ipocriti, e non è così. Con Ignazio c'è stata una grande amicizia, ma certe volte questa amicizia ha creato anche dei disturbi, come una sorta di sinusoide, no? Cioè con il picco positivo e il picco negativo. Perché Ignazio ha saputo fare politica. Guardate, in questo paese tutti i partiti che si sono cimentati nelle attività politiche da sempre, il Partito Comunista, il Partito Socialista Italiano, i vari altri partiti, le liste civiche, no? Tutti, la Democrazia Cristiana, hai ragione Franco, la Democrazia Cristiana, tutti hanno avuto dei momenti in cui hanno perso e hanno vinto. Qui c'è un solo uomo che in politica non ha mai perso. Si chiamava Ignazio Di Napoli. Lui non aveva una società demoscopica, no? No. Ma aveva la percezione, no, della politica di tutte le famiglie di Fagiano, perché era l'unico deputato per salute, chiaramente, a entrare nelle famiglie di Fagiano, determinando anche le elezioni politiche. Quindi un grande uomo anche sotto questo aspetto. Chiaramente un grande uomo che molte volte, anche con me, ci sono stati momenti proprio di acerbità politica, di conflitti anche molto marcati. E poi ci sono stati gli anni, soprattutto dopo il 1980, di grande enfatizzazione, fino al punto che io dicevo anche a Nicola, diventai anche per lui un confidente. Ebbene, Ignazio non è stato, come è stato ricordato poc'anzi, il medico condotto. Ciò che ha distinto fortemente anche Ignazio è la sua vena letteraria, il suo essere uomo di grande e profonda cultura. Leggo, perché non voglio tralasciare nulla. Medico di professione, Ignazio Di Napoli ha iniziato giovanissimo la carriera giornalistica scrivendo per il Foglio di critica letteraria La Favilla di Roma. A 27 anni coronò il suo grande sogno di diventare medico. Alla sua professione dedicò indefessamente, con altruismo e dedizione, tutta la sua vita, senza mai risparmiarsi, alternando con estremo successo l'impegno di medico condotto ad esperienze nel campo della narrativa, della poesia, della saggistica, per numerosi fogli letterari. Alcuni dei suoi lavori gli valsero riconoscimenti pubblici, quali il premio letterario Castello di Ferrara nel 1981, il premio internazionale di poesia del Borgo degli Artisti di Milano nel 1984, si ricordano i racconti del terrore nel 1965, La Negra nel refettorio che citavo prima nel 1966, Il Pitecantropo solitario nel 1974, Il Bambino pupazzo nel 1976 ed altri lavori inediti. A Ignazio Di Napoli è stato dedicato anche un concorso letterario e poetico organizzato dall'Associazione Culturale Idee a Confronto del Comune di Fagiano nel 1997, così come è stato ricordato, mancò
ai vivi il 13 maggio del 1989. Ora, io dovrò leggere questa poesia di Nicole, che in verità non mi ero preparato, perché quando abbiamo iniziato a dare un momento di organizzazione a questa cosa, mi piacque quella poesia, perché ricordava alcuni momenti che io ho vissuto insieme, no? Con questi signorotti, Piero, Franco, Adriano. E allora dico, la leggo io. Nicola mi dice, no, puoi leggere tutto quello che Nicola, vuoi. Nicola, posso fare una proposta? In qualità di... Vorrei che fosse uno di loro a leggere la poesia, perché Franco, è dedicata Piero. A loro la poesia, a tutti noi che eravamo là sotto alla cantina a suonare, a strombazzare, a rompere un po' ai vicini e a mia mamma, anche bella Stella, tuo fratello. Mi sollevi da questa cosa. Ti ho sollevato all'incarico. Soprattutto la poesia rappresenta la fine della nostra giovinezza e l'inizio della nostra vita adulta. Buonasera a tutti. Perché penso che Sapevo che andava a finire così. Vabbè, tanto qua si legge lo stesso. Penso che mi conosciate tutti. Per chi non mi conosce, mi chiamo Pietro Zaccaria, sono nato a Faggiano ma vivo a Taranto. Il dottor Di Napoli è stato il mio secondo padre. Vissuti per 70 anni nella stessa strada, quindi 21 marzo, ragazzi, è il primo giorno di primavera e io sono sempre qui, tra questi orridi muri ad ascoltare lamenti di quelli che soffrono e di quelli che credono di soffrire. Voi invece siete volati via, rapiti dalla vita, ahimè. Adulti con problemi, e la strada è ora deserta come un dolore, e il vostro primo giorno di primavera non sale più garrulo e spensierato sino alla mia arida scrivania. Dai, Rolli, fa maggiore, lento con la batteria, biondo. Pino, attacca, no? Vai, Adri, canta. Armonia, ritmo, ardore. Le aquile reali erano le aquile reali. Gli aquilotti reali. E giù nella cantina, tra mucchi di strumenti e di amplificatori, era luce di giovinezza, armonia di innocenza. Ora tutto è silenzio e il mio stanco cuore inutilmente origlia sera per afferrare note che mai più riempiranno questa strada trapassata per sempre. Addio, primo giorno di primavera. Ormai è sempre inverno per me. Grazie Piero. Io al di là della poesia che ha recitato con grande impegno Piero, con Nicola abbiamo scelto tre poesie che io indegnamente tenterò di farle, poi aggiungerò qualche mio commento. Io dirò subito che è la prima volta che mi occupo di poesia. Ogni qualvolta ho visto una poesia ho girato pagina, ho cambiato testo, no, però la poesia non mi ha mai catturato. È da più di 20 anni che mi occupo di storiografia, no, e quindi un po' sono stato reticente con la... ma ho dovuto in questa circostanza mettermi su a guardare alcune cose. La prima poesia non poteva essere che così, che è dedicata a Medjugorje, la Madonna, la regina della pace, tra le montagne della Bosnia e della Erzegovina. Una poesia piccola composta da strofe, da 4 strofe, e ogni strofa è una quartina. Mi pare che solo l'ultima sia composta da 5 versi. Recita così. Quando al mattino il sole sorge dalla nebbia notturna e inonda il mondo, quello è il bacio di Dio. Quando a primavera il rigoglio policromo della terra ti stordisce con il suo profumo, quello è l'abbraccio di Dio.
quando il vento impetuoso reclina le cime degli alberi e fa schiumare rabbioso il mare, quello è il rimprovero di Dio. Quando un bimbo sorride felice alla vita, e poi aggiunge qui, quando un bimbo sorride felice alla vita che ancora ignora, quello è il sorriso di Dio. Quando a sera le stelle si accendono in cielo come mille e mille foulard bianchi, quella è la buonanotte di Dio. Io credo che questa è una poesia che non vada nemmeno commentata, però ritengo opportuno anche dire qualcosina rispetto a cosa, perché è una poesia che è molto forte, molto sentita, cioè si legge un pensiero molto profondo da parte di Ignazio, no? Ma non solo, io sento che in questa poesia lui ci ha messo anche molta audacia, perché interpreta il pensiero di Dio. Quindi ecco perché diciamo che Nicola mi ha suggerito anche di scegliere, no, queste strofe. La seconda invece, questa poesia si chiama Spettatore. Qui mi ha fatto sudare Ignazio, mi ha fatto sudare perché io voglio dire, sono un incompetente, come dicevo poco prima, non mi risparmio a dirlo, perché se lo dico sarete indulgenti se dovessi. Questa poesia non è a strofe, è una poesia, diciamo, viene caratterizzata a rima sciolta, sono versi sciolti. Sono uno spettatore, pigro per anni vissuti, e col cartellino fuori servizio sulla patta. L'occhio è miope, l'orecchio sfocato. Osservo il bordello presente sulla scena d'alloggi e non capisco. Non capisco il bambino che gioca a fare l'adulto, con la faccia brutta dell'adulto, il linguaggio brutto dell'adulto, i gesti brutti dell'adulto, e ha gettato ai porci la sua innocenza. Non capisco perché ci debba essere sempre un padrone, perché ci debba essere sempre da discutere e mai da vivere, e ancora non capisco la libertà misurata da una catena, la canificazione dell'uomo, l'ordine a ogni costo, da cui poi deve discendere obbligatoriamente un Dio, con le tavole pronte del selvaggio e con la frusta per punizione dei reprobi. Per coloro che invece di sì sì, no no, dicono anche forse, ed il forse non sta bene, le persone educate non dicono forse. Non capisco le statue di carne, immobili su piedistalli di carne, e gli evviva, e gli abbasso, orrendi come una cancrena di vecchio, e la morte amministrata dagli uomini, e il ghigno, beffardo di sgherri, riflesso dal sangue innocente, versato canagliescamente su strade di viltà. E non comprendo il perché di tutte le cose, anche se ho appreso il per come di tutte le cose, ma forse questo io non capisco, perché ho l'occhio miope, l'orecchio sfocato, e sulla mia patta pende il cartellino fuori servizio. La poesia... Io ho cercato, dicevo la difficoltà che ho avuto, probabilmente chi si cimenta nella poesia, un poeta, non avrebbe incontrato questa mia
incapacità anche di fare. E quindi ho voluto anche studiare molto per tentare di capire, non è facile. Cioè io mentre leggevo questi versi, la voglia che mi balzava era quella di capire, ma non c'è più di Napoli, io avrei voluto chiedergli il significato di tante cose, no? Ma non è più possibile, non è più possibile. Quest'uomo, Giuseppina, il tuo papà Ignazio, ha fatto 45 poesie, c'è una storia che non può essere dissolta. Voi figli, noi tutti, ormai questa sala che accoglie la gente, ha la necessità e il dovere invece di produrre tutto il materiale, l'impegno, il lavoro letterario che Ignazio Di Napoli nella sua vita a Faggiano ha condotto. Perché badate, lui non è stato il medico condotto, no, a Singhiozzo, 2 anni a Carosino, 3 anni a Monteparano, 4 anni a Genova, 5 anni a Pescara. Lui si laurea, vince il concorso e viene qui. Ed è qui che è mancato ai vivi nel 1989. E da qui l'esigenza, quindi, noi tutti abbiamo la responsabilità di tenere alto il nome di Ignazio Di Napoli. Ritorno a questa poesia dove io ho tentato, però chiedo perdono se così non è. Sono uno spettatore, divenuto pigro per l'età, lento, vecchio e pertanto fuori servizio. La vecchiezza non parla mai di vecchiaia, la definisce la vecchiezza. Lo rende miope e sfocato il suo udito, capace di osservare. Quando lui parla, osservo il bordello presente sulle scene d'alloggi. Quindi capace di osservare il malcostume, la corruzione che l'ambiente ha generato. E badate bene una sottigliezza, non dice sulle scene dell'oggi, come sarebbe naturale se noi avessimo scritto questi versi e non fossimo poeti, sicuramente avremmo scritto così. No, lui non dice dell'oggi, dall'oggi, perché guarda al presente, al futuro, non guarda più alle sue spalle. Non capisco il bambino che gioca a fare l'adulto, con la faccia brutta dell'adulto, con il linguaggio, con i gesti, e getta ai porci la sua innocenza. Guardate qui, ascoltate com'è profondo il pensiero di Ignazio, perché quando dice che ha gettato ai porci la sua innocenza il bimbo, ma sicuramente non si riferisce, mi spiace che Don Francesco è dovuto andare via, ma lui non si riferisce sicuramente al contenuto del Vangelo secondo Matteo. Io sono andato a vedere queste cose, ove è il Cristo che dice di non buttare, no, le perle ai porci, sì. Ma qui il Vangelo si riferisce agli adulti. E Ignazio, quando dice di non buttare ai porci la sua innocenza, il riferimento, no, è al bimbo, cioè all'innocente. Non capisco perché debba essere sempre un padrone, perché ci debba essere sempre da discutere e mai da vivere. E non capisco la libertà misurata da una catena, la canificazione, un vocabolo che non esiste nel linguaggio italiano, ma lui dà il senso della misura, perché quando parla di canificazione di misura è perché ci vuole far capire che c'è una volontà che è misurata da una catena che tiene il guinzaglio a un cane, da qui la canificazione. Non capisco perché ci debba essere sempre un padrone, l'ordine ad ogni costo, da cui deve discendere obbligatoriamente un Dio, con le tavole pronte del servaggio, da cui deve discendere obbligatoriamente un Dio. E qui c'è la sottigliezza. Noi abbiamo visto quei versi della poesia precedente, dove lui nomina per 5 volte Dio, ma la consonante è maiuscola
in quella poesia. In questo Dio la consonante è minuscola, perché non si riferisce al Dio Signore dell'universo, ma a chi gestisce la violenza. Ecco perché lui dice le tavole pronte del selvaggio, perché significa che le tavole pronte del selvaggio, il selvaggio è la schiavitù, quindi sono dettate dal tiranno, dall'impositore. Per coloro invece che dicono sempre sì sì, no no, il forse, e Ignazio non ama il forse, è un avverbio che non gli piace, perché il forse contiene, vero avvocato, un dubbio, non gli piace. Non capisco le statue di carne, immobili su piedistalli di carne, sono gli uomini esangui, senza spina dorsale, cioè quelli che non si assumono le responsabilità, quelli che sfuggono alle avversità che la vita ci mette davanti. E la morte amministrata dagli uomini. Guardate qui com'è profondo Ignazio. Cioè lui è morto già nell'89, ma è come se avesse voluto dirci: state attenti, voi attraverserete una pandemia che potrà essere, e si è detto, quante volte abbiamo sentito che la nostra pandemia del Covid è stata, non lo si è detto come lo ha recitato Ignazio, ma si è detto è stata voluta, è stata somministrata. Ignazio si riferisce sicuramente, lui era un grande appassionato di lettura, utilizza questi termini perché sa che intorno a questa cosa della morte amministrata dagli uomini, io in questi giorni ho studiato molto, inutile dire, e qui ho verificato che lui era un grande lettore. Era un grande lettore di Sciascia, peraltro di Leonardo Sciascia, che era quasi coetaneo, insomma. E Sciascia riprende, no, questa cosa della morte amministrata degli uomini quando parla dei commenti fatti ad Alessandro Manzoni sui Promessi Sposi, la questione della peste a Milano, degli untori, eccetera, eccetera. Nicola mi dice di stringere, giustamente, dice, ma forse tutto questo io non capisco. Perché ho l'occhio miope, l'orecchio sfocato, quindi la sua ritorna alla sua vecchiezza, e sulla mia patta pende, la mia patta sarebbe un po' il risvolto della giacca, pende il cartellino fuori servizio. Ma questa è la terza poesia, poi la faccio molto breve. Fagiano, la terza poesia è Fagiano, e questo non lo dice, me lo dirà Nicola. Fagiano, languidi gli omeri spinti sull'altro corre, sonnacchioso tu miri, o antico borgo, lubertosa valle che ai piedi tuoi deponi i ricchi frutti di sudata terra, remoto un tempo di monaci riparo, per le strade tue brevi passò la voce della storia, negò progenie illustre al tuo grembo, il fato estroso, negò accadimenti forti sotto il tuo cielo, sempiterno azzurro scorre la vita placida, gli occasi roventi e le soffici albe governano i misteri del tempo e le perplesse vigilie della morte. Qui fermo il passo lo schipetaro errante, poi che trionfato ebbe sull'inviso angioino, stende maestoso l'arco il sagittario verso il tuo dorato monte Fagiano, mentre il sole barbaglia l'ultima frustrata calando dietro i crini della verde sila. Amici carissimi, questa è una poesia che raccoglie in questi versi la storia di Fagiano. Cioè io mi sono meravigliato. Quando ho letto questa poesia io non capivo
Poi ho iniziato a analizzarla. Ci sono due strofe dove io ho costruito un testo, un libro fatto sulla storiografia di questo paese. E Ignazio queste cose le ha messe in quattro righe. O antico bordo, lubertosa valla, valle che ai piedi tue depone i ricchi frutti di sudata terra. Nel 1800 il cavalier Giacomo Arditi, nel parlare di Fagiano, nel suo poderoso lavoro, no, della coreografia fisica e storica di Terra d'Otranto, si esprime esattamente in queste cose. Una piccola valle nella quale adesso la vegetazione rigogliosa e lussureggiante sembra un lembo della terra promessa ed è certamente uno dei territori più fertili del Tarantino. Guardate che assioma, che parallelo fra l'Arditi e Ignazio di Napoli. Remoto un tempo di, cioè parla di Fagiano, remoto un tempo di monaci, riparo per le strade tue brevi, passò la voce della storia. E come si fa a non comprendere il remoto un tempo di monaci, riparo fu Fagiano? E quindi qui il riferimento è alla cripta di San Nicola, dove ci sono, dove c'erano quei dipinti. E badate, un altro passo sarebbe lungo, ma, e quindi evito, ma questo è importante. Qui fermò il passo lo schipetaro errante, poi che trionfato ebbe sull'inviso angioino. Cos'è questo riferimento se non al grande condottiero Giorgio Castrillo da Skanderberg? Perché lo schipetaro è l'albanese errante che ferma l'inviso angioino, cioè con la sua cavalleria istradiota ferma il francese tiranno Giovanni d'Angiò, figlio di Renato, che aveva voleva sottrarre il regno di Napoli, va bene, a Ferdinando d'Aragona. In questi quattro righi lui ha scritto un libro. Ecco perché noi abbiamo la necessità di salvaguardare i suoi lavori. Una riflessione, poi tento di venire. Ed è così, come dicevo prima, che la comunità di Fagiano ricorda Ignazio di Napoli. Lo ricordiamo per la sua disponibilità, talune volte anche brusco, più delle volte sorridente, le sue risate chilometriche. Visitava i suoi pazienti in tutte le ore, di giorno, di notte. Quando furono istituite le unità sanitarie locali, egli fu designato primo dirigente della USL. Altri medici, in sala ne vedo parecchi, altri medici avrebbero fatto carte false per assurgere a una funzione e a un ruolo come quello. E non solo per il trattamento economico, ma anche perché il potere che quella funzione esercitava. Io andai a trovarlo una volta a Grottaglie perché mi serviva una cosa e lui era molto amareggiato. Mi disse: Nicola, scusa, cioè sono i signori della Magna Grecia. Finisco. Chiudiamo. Mi sento un recluso. Lui aveva perso la sua funzione di medico condotto, cioè aveva perso il rapporto con i suoi veri padroni, che erano i suoi pazienti. E allora io probabilmente l'ho fatta lunga, devo solo leggere questa cosa in una sua intervista fatta da un giornalista, sono quattro righe, e l'intervistatore gli chiede: ma lei continuerebbe a fare il medico? Peccato, perché c'era proprio la sua voce. Non solo farei il medico, ma farei il medico condotto, perché fare il medico condotto è come andare a fare il missionario e bisogna dare tutto senza aspettarsi mai niente. Questa è la regola principe del medico condotto,
cioè dare la propria vita, la propria giovinezza, il proprio tempo, il proprio sonno, l'amore dei propri cari in favore di niente. E il giornalista ancora. E lei lo rifarebbe? Sì, sì, volentieri, con tutto il cuore. Grazie Ignazio, grazie. Scusa Nico, io vorrei fare l'intervista a papà. Possiamo? Allora, con quello che la tecnologia ci mette a disposizione, chiediamo a papà che cos'è lo scrivere. Gesti ripetitivi quotidiani, c'è la pervasione della schizofrenia della vita, cioè vediamo la vita come vorremmo che fosse, non come è in effetti. Oddio, lo spunto c'è, che ovviamente si vive tra gli uomini, come diceva Tolstoi, mentre quello sta andando in Siberia, no? Dice dove guardare in aria, dice dove lo cerchi Dio, Dio, guardati intorno, Dio. Bisogna guardarsi sempre intorno nella realtà nella quale viviamo, spogliandoci io e tu, ecco, io sarei più per il noi, non per Dio e il tu. E allora in questa visione del noi è dove è più facile trovare spunti, trovare sofferenze, trovare stupidità soprattutto, ce n'è tanta. E questo credo che sia importante, cioè mettere in evidenza quegli spazi morti nei quali vive un'umanità grigia, un'umanità tartassata, vilipesa, sfruttata, ecco, anche se il vocabolo sa molto di politica, insomma, ecco, la politica è esclusa da questo linguaggio. E poi l'ultima domanda, rifarebbe il medico? Non solo fare il medico, ma fare il medico condotto, perché fare il medico condotto è come andare a fare il missionario, e bisogna dare tutto senza aspettarsi mai niente. Questa è la regola principe del medico condotto, cioè dare la propria vita, la propria giovinezza, il proprio tempo, il proprio sonno, l'amore per i propri cari, ecco, in favore di niente. E lei lo rifarebbe? Sì, sì, volentieri, con tutto il cuore. Io chiudo questo mio intervento ricordando solo, perché Ignazio era anche molto bravo nelle sue massime, no? Cioè bravissimo nelle sue lapidarie, no? Ne ricordo proprio due, dove diceva che viviamo in una società dove ogni imbecille ha ragione. No? E chi gli dà torto? La seconda è un quadrettino che c'aveva nel suo ambulatorio, che poi ho visto anche nelle pareti dell'ufficio della buonanima del professor Marinò, che diceva: il solo peccato che Dio non perdona è l'ingratitudine. E allora, sindaco, io credo che lei, insieme alla sua amministrazione, ha posto rimedio anche a questa cosa. C'è un beneficio dato da Ignazio di Napoli per 40 anni e oggi quella pseudo ingratitudine è stata comunque risolta. Ringrazio la famiglia di Napoli e non voglio dimenticare una massima che è presente a tutti noi, quando si dice che un grande uomo ha con sé una grande donna. La signora Liliana, moglie di Ignazio di Napoli, merita anche a te. Va bene, grazie Nicola per l'esaustivo intervento. Io a questo punto lascerei rapidamente, sì, mettiamo in piedi il dialogo e lascio la parola ovviamente a quanti vogliono intervenire. Buonasera, signor Sindaco, signori amministratori, carissimo Don Francesco, anche se è andato via e vedo che non c'è la presenza di Don Nezio, il parroco di San Crispieri,
Carissimo Nicola, quindi è giustificato. Carissimo Nicola, Giuseppina, Enza, che è rappresentata qui dalla figlia, cari concittadini tutti, sono qui per portare la mia personale testimonianza verso la iconica figura del compianto dottor Ignazio Di Napoli e per ringraziare l'amministrazione comunale per aver voluto dedicare alla sua memoria questa sala consiliare opportunamente rinnovata ed ammodernata. Tornando con la memoria indietro nel tempo, non posso che cominciare a ricordare la figura del carismatica del dottor Ignazio Di Napoli, che lo vide protagonista in qualità di autorità sanitaria locale proprio in questa sala in occasione dell'inaugurazione della sede municipale di 42 anni fa, come è stato detto, celebratasi con la benedizione del compianto don Ezio Silvestri, alla presenza autorevole dell'onorevole Claudio Signorile, all'epoca ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Ricordo l'euforia del suo intervento e la grande gioia che traspariva dal suo volto nel vedere realizzarsi una delle più moderne e funzionali sedi municipali nella provincia di Taranto. Ricordo la grande umanità e umiltà con cui il dottor Ignazio Di Napoli, in qualità di medico condotto, dipendente dal comune di Faggiano, come è stato già citato, prestava l'assistenza sanitaria gratuita specialmente ai più poveri, prima che la riforma sanitaria del 1978 trasferisse al Servizio Sanitario Nazionale tutte le competenze in campo sanitario. Nelle sue funzioni di medico condotto, il dottor Ignazio Di Napoli, però, aveva già applicato quei principi di universalità, uguaglianza ed equità sociale, sanciti poi dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, senza concedersi un solo giorno di riposo nel suo impegno quotidiano nella cura degli ammalati. Tuttavia, il gravoso impegno professionale non gli impediva di essere un buon padre di famiglia ed un marito affettuoso, sempre attento ai bisogni della sua famiglia, a cui non faceva mancare anche momenti di gioia e di festa. Da giovane studente ricordo le grandi feste di Capodanno che si svolgevano in casa di Napoli, in cui ero puntualmente invitato insieme ad altri giovani amici per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, con il tradizionale valzer di mezzanotte ed il brindisi ben augurale. Restano in me indelebili i suoi auguri e i suoi abbracci affettuosi. Negli anni 60, in particolare, il dottor Ignazio Di Napoli non faceva solo il medico condotto che curava gli ammalati, perché il suo impegno quotidiano era diretto anche a promuovere diverse iniziative culturali in collaborazione con la scuola e la locale parrocchia, volte ad eliminare il disagio giovanile e culturale che caratterizzava le condizioni giovanili in quegli anni. A tale riguardo ricordo con nostalgia la sua totale disponibilità a sostenere moralmente e finanziariamente l'impegno di noi giovani che in quegli anni difficili ci approcciavamo ad aprire il primo circolo ricreativo culturale nel nostro comune, quale luogo di incontro, di cultura e di sano divertimento. Non posso non ricordare il grande affetto e la totale fiducia che il dottor Ignazio Di Napoli riponeva nei riguardi della mia giovane persona. Nei primi anni 60 frequentavo l'Istituto Tecnico Commerciale Pitagora di Taranto. Lo stesso istituto lo frequentava la dottoressa Enza Di Napoli. Un pomeriggio il dottor Ignazio mi chiamò per confidarmi che era sua intenzione affidare ad Enza la nuova macchina da poco acquistata, la mitica Lancia Appia, per recarsi a scuola. Mi pregò di fare compagnia ad Enza per maggiore sicurezza durante il tragitto Faggiano-Taranto, visto che frequentavamo lo stesso istituto. Mi sentivo onorato di quell'invito, ma nello stesso tempo gratificato, perché mi consentiva di andare a scuola più comodamente in auto, risparmiando peraltro l'abbonamento alla corriera, così si chiamava allora il mezzo di trasporto. Ricordo inoltre l'espressione di grande affetto che il dottor Di Napoli
mi tributò, quando venne ad abbracciarmi e ringraziarmi con il cuore pieno di gioia, alla notizia che la dottoressa Enza di Napoli era risultata vincitrice del concorso per ragionieri al comune di Faggiano, la cui commissione giudicatrice era stata presieduta dal sottoscritto in qualità di vice sindaco ed assessore al personale. Questi sono alcuni, per non farla lunga, dei miei più cari ricordi ed indelebili che il dottor Ignazio di Napoli serverò per sempre nel mio cuore, di cui sentivo il bisogno di fare memoria ed esternarli pubblicamente in questa nobile e straordinaria occasione. Prima di concludere, però, credo che il miglior omaggio che si possa fare alla memoria del dottor Ignazio di Napoli in questa nobile circostanza sia quello di dedicargli un minuto di silenzio. Grazie. Vi prego di alzarvi e dedichiamo un minuto di silenzio alla memoria del dottor di Napoli. Grazie, ciao Ignazio. C'è qualche altro intervento? Naturalmente cerchiamo di essere brevi per dare la possibilità all'orchestra di montare gli strumenti, grazie. È già stato detto abbastanza sul dottor Di Napoli, io mi limito ad alcune considerazioni. A volte viene da chiedermi perché mantenere la memoria di persone care o speciali. Poi mi dico, la memoria è uno strumento importante e una riserva per la cultura del nostro presente. Somiglia quasi a una fiaccola che passa di mano in mano, ma la sua fiamma lentamente decresce. Se rimane viva è solo grazie alla nostra elaborazione, al dialogo costante con le generazioni. Ma qui non voglio dilungarmi sul valore e sugli effetti della memoria. Comunque, mantenere vivi i ricordi di una persona scomparsa può aiutare a preservare la sua eredità per le generazioni future. Ogni persona ha una storia unica da raccontare, così quando questa non è più tra noi è importante che la sua storia non venga dimenticata per poterla condividere e trasmettere un giorno alle generazioni future e che venga conservata e valorizzata la sua eredità. La vita a volte mi sembra un viaggio in treno che facciamo tutti. Incontriamo tante persone lungo questo viaggio che ci accompagnano per un breve tratto della nostra vita, a volte anche più lungo. Di alcune di esse, dopo che sono scese, non ricordiamo nulla. Non un solo particolare, il viso, un dettaglio, cosa hanno fatto o detto. Nulla. Altre invece lasciano una traccia profonda dentro di noi. Ci colpiscono per un qualcosa che non ci abbandona nemmeno dopo che sono scese. Siamo grati alla sorte per averci fatto incontrare quelle persone. Il dottor Ignazio di Napoli era una di queste persone che ha lasciato un segno indelebile nella nostra piccola comunità. Infatti, dopo 34 anni dalla sua scomparsa, siamo ancora qui a ricordarlo. Una grande e naturale empatia che lo portava a entrare subito in sintonia con gli altri. Oltre che bravo medico, certamente sarebbe stato anche un bravo avvocato o un bravo professore di liceo. Oggi dicono tutti, era una brava persona. Ma che significa brava persona? Un bravo medico, un buon padre, un grande amico, un bravo letterato? E soprattutto, che cosa ci ha lasciato? Qual è la sua eredità? La sua cultura? Non credo, anche se tutti hanno potuto apprezzare la sua immensa competenza in tutti i campi dello scibile umano. Quante volte durante le visite domiciliari nei paesi limitrofi nelle quali lo accompagnavo, trattavamo argomenti vari ed io rimanevo incantato dalla sua conoscenza. Forse ci lascia la sua estrema professionalità? Non credo, perché essa è un bagaglio imprescindibile per chi esercita la sua professione, anche se non è scontata.
le sue opere letterarie. Ha scritto di prosa e poesia, spesso vincendo diversi premi in tutta Italia, e io sono andato a ritirarne alcuni per suo conto quando non poteva essere presente per motivi di lavoro. Forse ci lascia la sua grande umanità, disponibilità e amore. Beh, penso di sì. Oggi appare così lontano il suo modo di essere medico condotto, in un momento in cui i medici, non per colpa loro, i rapporti sono su base telematica, informatica, visita a distanza al telefono, prestazioni sotto dettatura, visita a domicilio con il lumicino, ripeto e sottolineo, non per colpa loro. Lui no. Disponibile 24 ore al giorno. Lo potevi chiamare a qualunque ora della notte per un problemino che a te sembrava gravissimo. E lui rispondeva, dammi 10 minuti. Per il dottor Di Napoli fare il medico non era un mestiere, bensì una vocazione. Una totale dedizione al prossimo, condita di tanto in tanto con le sue battute fulminanti. Questo è il suo lascito a tutti noi, che stasera ci ritroviamo qui per dedicare alla sua memoria questa sala consiliare. Egli ci ricorda che per fare il bene il proprio lavoro non basta la competenza, la serietà, la precisione, ci vuole soprattutto tanto, tanto, tanto amore. Per questo noi tutte questa sera diciamo grazie, Ignazio Di Napoli. Sì, purtroppo dobbiamo chiudere con i dibattiti perché c'è l'orchestra della Magna Grecia e deve montare gli strumenti. Ciò non toglie che possiamo prendere l'impegno, noi come amministratori, a fare un'altra serata per sviscerare quello che è stato Ignazio Di Napoli per il nostro paese, ma per sviscerare anche le bellissime poesie che ha scritto Ignazio Di Napoli. Vorrei, prima di passare la parola all'assessore Grassi, fare un'altra battuta. Che cosa era anche Ignazio Di Napoli? Mia mamma, 55enne all'epoca, soffriva di mal di testa, un periodo dove la testa gli faceva sempre male. E una sera, una mattina, andò dal dottor Di Napoli e disse, entrando, sai, una persona del 1928, entrò e disse, dottore, disse, ma come devo fare con questa testata? Lui, con quella risata sarcastica, dice, e da me viene, ad un meccanico. Quindi Ignazio Di Napoli era anche questo, quindi voglio ricordarlo anche così, perché credo e ritengo che Ignazio Di Napoli è stato veramente un grande dottore, ma non solo un grande dottore, anche una grande persona culturalmente parlando. Quindi grazie ancora al dottor Di Napoli. E allora io con quest'ultima battuta del sindaco chiuderei invitandovi a uscire fuori, pare brutto, insomma, invitandovi a fermarci qua per un rinfresco e dare modo all'orchestra Magna Grecia appunto di montare gli strumenti. Le cancellate del comune saranno chiuse, per cui non v'è possibilità di uscire. Dopo il rinfresco rientriamo. C'è il sequestro di persone. Sto scherzando, ovviamente. Rientriamo e gustiamo le note dell'orchestra Magna Grecia. Grazie, grazie di cuore. Grazie a tutti.